Salve a tutti e bentornati su Weird Games. Io sono Beriader e questo è Chasm. Allora, siamo molto prossimi alla fine se diamo retta a quanto abbiamo esplorato. E non vedo l'ora di scoprire se alcune ipotesi che sono state fatte, anche da qualcuno di voi, corrispondono a realtà. Ma prima di ogni altra cosa, io direi che è arrivato il momento. Infatti ho sbagliato perché non devo fare questo. È arrivato il momento di completare le quest. Tutte quante. Tutte quante. Quindi, Namo. Ho sbagliato. Di qua. Ok, adesso sì. Allora, in particolar modo, sono curioso di vedere tutte le cose che possiamo scavare con la pala. Che cosa hai fatto? Non era necessario, ti pare? Questa cosa è bellissima però. Allora, qui ci siamo stati. E babini. Mamma mia. In effetti, allora, è stato detto che potrebbe corrispondere alla realtà, che è qua. Perché non ci sono venuto prima? Perché non vedevi un cavolo e poi ti sei dimenticato di venirci. Fantastico, sei un genio, sei veramente un genio. Cappello da uccello. Perché un uccello? Vediamo se attacca i nemici. Almeno renditi utile. Aia. Non fai nulla? Fantastico. Meraviglioso. Non so cosa ci dovrei fare. Rimettiamo la maschera. Aia. Vabbè. Ok. Allora, quindi l'obiettivo è prendere tutto quello che potevo prendere con la pala. Quindi supponiamo che ci siano sia le scorte che i pezzi di ciccia che qualcuno cercava. Allora, andiamo qua sotto. Ok, qui no. Oh, 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 oh. Perché continuo a premere questo? Ah. Almeno se mi sbaglio non consumo tanto mana. Qui non c'è nulla. Forse sì. Ci sono già stato. Sì, perfetto. Beh, dai, su. Ovviamente se vedo che la ricerca si prolunga un pochino troppo, taglierò, ma non credo. Wow. Comunque, questa faccenda del critico alle spalle potrebbe essere reale. Vediamo un po'. Alle spalle faccio il critico. Se sembrerebbe corretto. E allora sono veramente tanto imbecille. Ok. Controlliamo la mappa. Ma non sempre in realtà, eh. Forse c'è una possibilità extra di fare il critico alle spalle. Infatti qui no, non c'è stato critico. Va bene, non è un problema. Ah, oh, ecco qua, un altro. Equipaggiare. Dammi la pala. Il
Eliminiamo tutto quanto. Ok. Di nuovo la Morning Star. Scorta segreta. Oh. Quindi siamo a 2 scorte. Sì, perfetto. Questa quest è al 66%, eh? Riesco a fare anche i calcoli matematici. Sono veramente bravo. Allora, diamo una salvata. Giusto per gradire, per non perdere eventualmente tutto quello che ho fatto. Perché potrei rosicare malissimo. Aia. E vedete, su questi invece non lo fa il critico. O sono resistenti al critico in qualche maniera, ma mi sembra strano. Boh. By the way. Aia. Una mela che ci ricarica tipo 2 HP se non sbaglio. Ormai ci famo niente con le mele. Ok, no, di qua no, decisamente. Ci siamo già stati. Ok. Ah. No, anche qui siamo stati. Come ho fatto ad arrivarci? Ci si può arrivare? Sì, basta potersi aggrappare e si fa. Ok, ok. Addio. Oh, soldi. Mi piacciono i soldi. Dai, su. Credo che, per quanto riguarda il critico, ogni avversario abbia una percentuale di resistenza a questo punto. Di qua si va? Dove? Dove si va? Ah, ok, ecco dove siamo. Quindi... Babini. Ah, c'era anche quello che... In realtà adesso possiamo arrivarci perché abbiamo una pergamena di celerità, aia. Babini. Di qua. Già fatto, va bene. Ok. Questa capacità di salto doppio è parecchio utile, ma se non faccio attenzione qua. Questo non l'avevo proprio visto. Diamine. Ok. C'è, c'è. Ah. Un topazio. Che schifo, non ci fa mai. Aia. Vabbè, sì, dai. Tanto ste mele che ci dobbiamo fare ci ricaricano. 17 HP. A posto. Aha. Buono così, direi. Ehi. E dai. Ah. Ok, quindi andare verso l'alto.
perché se non sbaglio ci siamo comunque già stati. Un altro topazio e non ci fa schifo assolutamente. Di qua sì, c'eravamo stati come ricordavo. Di qui non c'è nulla. Ok. E scendiamo. Nel frattempo mi sa che il buff dello scudo sta finendo. Va buono, è finito. Eccolo là. Come se qui potessimo essere impensieriti però, dai. Ok, andiamo a sinistra e poi torniamo indietro. Cioè, scusa, andiamo a destra e poi torniamo indietro. Aia. Ah già, questi schioppano. Ah, aspetta un attimo. Cervo. Non lo cercava il tipo? Vabbè, non lo consumiamo. Non ho visto i danni che mi fanno, ma mi sa che non sono proprio pochini, eh. Che carino. Ambe, e zitto. Devi stare muto. Intanto adesso respona. Dai, su, fatemi trovare qualcos'altro. Forza, su. Fate i bravi. E sicuramente qualcosa mi è comunque sfuggito. Aha. Mi ha fatto un danno, sul serio? E io che mi stavo pure a preoccupare di evitarli. Sì, vabbè. Qui sotto niente, non ci arrivo, dannazione. Ho esagerato, scusate. Se certo, come no. Se te ci fossi impegnato a prenderlo, non avresti fatto una figura del genere. Ok, anche qui era stato totalmente esplorato. Vabbè, stiamo a prendere un po' di punti esperienza, un po' di... Cervo! Cosa ho da mangiare? Una baguette, mi pare esagerato. Una mela. Più che sufficiente. Allora, quindi mo... De sotto. No, non era qua. Come se non avessi mai mangiato nulla. Volevo vedere se stando fermi l'effetto era quello giusto, ma no, no.
vai su. Dai, fai bravo. Oh. Quindi abbiamo superato questa parte. Perfetto. Quindi nemmeno al secondo piano delle miniere c'era nulla. Almeno non da quel lato. Ah già, qua ci stanno di nuovo i troll. Poveri troll. Un lingotto di ferro. Carne di cervo. Ok. Perché dei topi dovrebbero andare in giro con dei lingotti di ferro? Vabbè, io intanto sto farmando soldi, che comunque schifo non ci fa, eh. Poi, da qua... Sì, direi che conviene andare di sotto. E, dai, su. Sì, certo. Come te pare. Sordi, dammi i sordi. Anche questo è stato fatto. Di qua. Scusate. Ok. No, non ci arriva, uffa. No! Ok. Non mi andavo di rifare tutto. Olè! Quanto veleno, cioè, ma una pulita a ste miniere ogni tanto gli si può dare, eh? Questa cosa non la immaginavo. E di qui? C'è un grosso camerone. Aia. Ok, quindi carne di cervo siamo a... Ma non credo che sia quella. 3. Però sarebbe da bastardi se si potesse consumare. Cioè, giusto. Ma veramente da bastardi. Ok. Si scende. Olè! Atterraggio morbidissimo. Perfetto. Ok. Oh, e un'altra cosa. Spada dell'ufficiale. E voglio vederla, è magica. Una spada cerimoniale portata dagli ufficiali. E addirittura comunque mai... Wow. Comincio a pensare che abbia anche degli effetti particolari, perché a quanto pare ce campano pure qua. Babini, così va bene. Oh, e ce n'abbiamo un'altra. Perfetto. Pala, sì, pala, pala, pala. Scusate. È il mio essere ossessivo compulsivo che non aiuta. Non aiuta minimamente in certi casi. Ricetta pozione della forza. Non proprio quello che avevo in mente, ma... Ehi. Zitto. Uh-huh.
certo. E dammi i sorti. Allora, è che ho esplorato tutte le miniere. Qualquarra non cosa, perché le scorte non ci sono. O almeno io non le ho trovate tutte, per il momento. Però c'è ancora da finire, quindi... Sicuramente qualche punto mi è sfuggito. Sicuramente. Ah, in effetti... Stavo notando che in questo gioco molti dei proiettili che ci scagliano contro sono... si possono colpire con la nostra arma. Quindi adesso noi, al sassaiolo, prima dei menaglie, se famo lanciare... Sì, ok. Giusto per curiosità mia. Cioè, stavo notando. In realtà mi è stato fatto notare. E quindi... Grazie per la dritta. Oh yes. Liscio. Di qua non c'ero mai andato. Ma stiamo scherzando. Armatura di cuoio? Sul serio? Io dovrei affrontare questo inferno per un'armatura di cuoio? Inferno. Avendo tutte quante le abilità è più o meno una passeggiatina. Sì, infatti. Era solo per l'armatura di cuoio. Va bene, va bene. Mi era proprio sfuggito questo punto. Totalmente. Aia. Sì. Non è Super Mario, mi dite? Va bene, me lo ricorderò. Eccolo! Oh oh! Altro momento pala, signori. Altro momento pala. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ho detto 6. 7 e 8. Oh yes. Bene così. Yes. Chi mi riconosce questa citazione darà 10 punti a Grifondoro. E abbiamo trovato l'ultima scorta segreta. Oh. E mo vediamo se quella carne di cervo era quella che cercavo. Sarebbe un bel colpo di fortuna. Veramente un gran bel colpo di fortuna. Sarà una lunga salita. Era di qua. Salve. Una carota. Strano che non avessi due, così una te la mangi dopo. Questa ha fatto malissimo. Non quanto la... Eccola! Ah, erano amici. E un topazio. Pipistrello. Strello, pipistrello. Non smetterò mai di dirlo. È giusto che sia risaputo ciò. In realtà stiamo andando molto spediti. E posso anche ignorare tutto quanto semplicemente continuando a premere a stecca. Fantastico. La 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 la. Ole. Wow. E andiamo a ridare un po' di speranza a questa povera gente. Sì, come ho detto, l'episodio probabilmente è durato un po' più del solito, ma era necessario, era assolutamente necessario. Innanzitutto, vediamo se questo... Hai avuto fortuna nel recuperare la carne di cervo. Me ne servono almeno 4 pezzi, perciò tieni gli occhi aperti in cerca dei coboldi. Oh no! E noi ne abbiamo... 3. Uffa. Vabbè, prossimo episodio. Grazie per aver recuperato il mio denaro. Credo sia il caso di trovare un nuovo nascondiglio, più vicino a casa.
Come promesso, ecco la tua parte. E puoi anche tenere la pala per il disturbo. Oh, attenzione, attenzione. Bei soldoni, tu che cercavi? Nel trovare del platino. 3 lingotti. Se li compressi? No. Io ce ne ho 1, a quanto pare. Controlliamo da qua perché non mi fido di me stesso. Sì, 1 solo lingotto di platino. E non ho abbastanza denari per comprarmene altri. Cioè, 1 sì, ma solo 1. Allora, vendiamo. Che ce frega, ma sì. Spada dell'ufficiale 500. 500 è buono. Allora, la frusta di cuoio, sì. Frusta di spine. Siete state delle ottime compagne, ma ora basta. Lo scettro 400. E seppiamo sti due cosi di platino. Non fa una grinza. Migliora. Ascia magica. Vabbè, ma non è che si potesse fare chissà che, Pergamena della fortuna, pergamena di apprendimento, pergamena di distorsione. Corona d'argento. Ma allora noi al momento abbiamo 5 pozioni normali, 2 superiori. Mi serve dell'altra carne di cervo e ora possiamo finire questa quest. Quindi l'obiettivo la prossima volta è fare una gitarella rapidissima alla miniera per cercare quest'ultimo pezzo di carne di cervo. Nel frattempo prendiamo i 2 lingotti di platino, ce n'è solo 1, porca pupazza! Va bene, sono calmo. Dannazione. Come l'ho detto? Peste. Corna. Dannazione. Comunque, vabbè, tanto dovevamo comunque tornare alla miniera, quindi non dobbiamo prenderlo alla miniera però il platino. Va bene. Allora, la prossima volta andremo a cercare quest'ultimo lingotto di platino, la carne di cervo e avremo chiuso tutte le quest della città. E dopodiché andremo verso il finale. L'episodio è stato un po' più lungo del normale, ma se vi è piaciuto, io vi invito a mettere mi piace e a iscrivervi al canale. E per tutto il resto, see ya, weirdos!